Partita IVA per dropshipping. Stai iniziando la tua vendita in dropshipping, ma vuoi sapere come regolarizzare il tutto aprendo una partita IVA? Bene, allora sei nel video giusto. In questo video ti voglio parlare di partita IVA per dropshipping, come si apre, quanto costa, quante tasse si pagano, quanti contributi INPS si pagano. Te ne parlo in questo video completo, prima però voglio presentarmi con te. Io sono Giampiero Teresi, sono l'autore di alcuni libri fiscali. Ultimo fra questi, Regime Forfettario 2020, sono l'autore di questo canale YouTube dove ormai settimanalmente inserisco nuovi video su varie tematiche fiscali. Sono soprattutto l'autore del mio blog, regime-forfettario.it, un blog appunto di natura fiscale incentrato sul mondo del regime forfettario e ormai punto di riferimento di tantissimi professionisti, commercianti o artigiani che vogliono aprire una partita IVA in regime forfettario. Ma torniamo appunto all'argomento principale di questo video, per cui partita IVA per effettuare attività di dropshipping. Come funziona? Tutti coloro che effettuano attività di dropshipping vengono inquadrati come commercianti. Tutti coloro che sono commercianti o artigiani hanno un obbligo, quello di iscriversi in Camera di Commercio e quello di iscriversi alla gestione commercianti INPS. La gestione commercianti INPS ti richiederà il pagamento di una quota fissa di contributi INPS da pagare che è di circa 3.600 euro annuali, suddivisi in 4 rate trimestrali da circa 900 euro a trimestre. Questi contributi comunque sono fissi, nel senso che vanno pagati anche in assenza di fatturato. Nel caso in cui tu dovessi scegliere il regime forfettario di cui adesso voglio parlarti, avrai un vantaggio, cioè che potrai richiedere la riduzione del 35% di questi contributi, che quindi passerebbero da 3.600 a circa 2.400 euro annuali, per cui suddivisi non più in 4 rate trimestrali da circa 900 euro a trimestre, ma 4 rate da circa 600 euro a trimestre. Anche in questo caso si tratta di contributi fissi da pagare anche se non dovessi fatturare nulla. Il regime forfettario, come ti dicevo prima, ti darà una serie di vantaggi. Innanzitutto una tassazione più bassa, perché le tasse sono pari al 5% per i primi 5 anni, diventano poi 15% dal sesto anno in poi. Un altro vantaggio è che non avrai l'IVA, per cui quando emetterai una fattura, ad esempio da 100 euro, non sarà 100 più IVA, ma sarà 100 punto e basta, proprio perché l'IVA non c'è. Dovrai rispettare un limite di fatturato pari a 65.000 euro annuali. Se un giorno dovessi superare questo limite, uscirai fuori dal forfettario il 1° gennaio dell'anno successivo. Per aprire una partita IVA, per effettuare attività da dropshipping, sarà appunto necessario inviare una pratica telematica, che si chiama comunica, che come dice appunto la stessa parola serve a comunicare a tre enti diversi che sono l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e la Camera di Commercio l'inizio della tua attività. Questa pratica ha un costo che è di circa 300-320 euro ed include l'iscrizione al registro imprese, l'iscrizione all'INPS gestione commercianti e include la SCIA, cioè la pratica di inizio attività che va inviata al SUAP, cioè allo sportello unico delle attività produttive del tuo comune. Una volta inviata questa pratica, nel giro di una settimana circa, avremo appunto l'evasione della pratica stessa e da quel momento potrai già iniziare a fatturare. Ti anticipo che per poter inviare questa pratica dovrai possedere due cose, una PEC e una firma digitale. Entrambe le cose le potrai acquistare anche online. Uno dei siti più famosi è aruba.it. Una volta in possesso della PEC e della firma digitale sarai già pronto per inviare tutte le tue pratiche in Camera di Commercio. Esiste una casistica dove appunto non sarà necessario pagare i contributi INPS. Ti ho parlato appunto di questa quota fissa di contributi INPS da pagare di 2.400 o 3.600 euro, se chiedi o meno la riduzione del 35%. Però tutti coloro che sono contemporaneamente dei lavoratori dipendenti full time con un contratto pari quindi a 40 ore settimanali o giù di lì e che hanno un reddito lordo inferiore a 30.000 euro lordi appunto nell'anno precedente possono richiedere l'esenzione dal pagamento di questi contributi INPS. Quindi in questo caso non pagano i contributi INPS in quanto li versano già come dipendenti in busta paga tramite il proprio datore di lavoro. L'unica cosa che pagheranno sarà appunto questa tassazione pari al 5% per i primi 5 anni, 15% dal sesto anno in poi. In tutti gli altri casi, per cui con un contratto part time o senza un contratto dipendente, comunque l'INPS è dovuta. Inoltre, la tassazione del 5% andrà calcolata non su tutto il fatturato, ma solo sul 40% del fatturato. Questo perché lo Stato ipotizza che la restante parte, per cui il 60% del tuo fatturato, tu
tu l'abbia speso per la tua attività. Quindi ad esempio, se in un anno tu dovessi incassare 10.000 euro dalla vendita dei tuoi prodotti in dropshipping, il 60% di questi, per cui 6.000 euro, non ti verrà tassato. E neanche contributi INPS ci pagherai su questa quota. Sulla restante parte, per cui su 4.000 euro, più in generale sul 40% dei tuoi incassi, quello rappresenta il tuo vero e proprio utile. Per cui le tasse del 5% più eventuali contributi INPS aggiuntivi verranno calcolati solo su questa percentuale, solo su 4.000 euro. Questo è un po' il funzionamento del regime forfettario. Ti ho parlato quindi di regime forfettario, di come funziona, quante tasse si pagano, quanta IMSS si paga, quanto costa aprire partita IVA, le tempistiche stesse per l'apertura di questo. Prima però di abbandonarti, voglio invece parlarti di cosa posso fare per te. Dal 2014 per primo in Italia ho creato un servizio di contabilità che è completamente online, specializzato appunto sul regime forfettario. Mi occupo di tutto quello che fa di solito un classico commercialista, ma lo faccio completamente online tramite un servizio di contabilità che non prevede mai la necessità della tua presenza fisica in studio. Effettuo infatti tutte le operazioni classiche che effettua un commercialista, ma completamente online, senza mai la necessità di vederci. Ma esattamente di cosa mi occupo? Come primo passo aprirò la tua partita IVA. Dopodiché ti insegnerò ad emettere le tue fatture. Ti fornirò quindi gli accessi al mio software di fatturazione. Tramite questo software potrai emettere tutte le tue fatture nel regime forfettario. È un software molto facile da utilizzare e anche molto innovativo, perché ti darà già un calcolo presuntivo delle tasse e dei contributi che pagherai su ogni fattura emessa. È naturalmente un software che ti permetterà di emettere fatture elettroniche. Dopodiché ci sentiremo una volta al mese per fare un po' il punto della situazione e infine una volta l'anno, tra maggio e giugno, invierò la tua dichiarazione dei redditi. Da lì verrà fuori quello che è il calcolo delle tasse e dei contributi da pagare, quindi ti invierò i modelli F24 già precompilati per poter pagare le tue tasse e i tuoi contributi. Questa è un po' la routine che svilupperemo ogni anno. Il costo di questo servizio sarà di 39 euro al mese, già comprensivi di IVA, che potrai pagare scegliendo tra tre tipi di abbonamento: trimestrale, semestrale o annuale. Chi sceglierà poi il semestrale o l'annuale avrà anche diritto a una scontistica. E sul mio sito, per cui regime-forfettario.it, in alto c'è la sezione tariffe, dove potrai scegliere l'abbonamento che più ti conviene e pagarlo direttamente online sul sito. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo di mettere like al video, iscriverti al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da rimanere aggiornato con tutti i prossimi video che pubblicherò qui. Inoltre voglio anche ricordarti che ho un gruppo Facebook molto frequentato, si chiama regime-forfettario.it, un gruppo formato ormai da più di 16.000 persone che giornalmente mi pongono delle domande interessanti sul regime forfettario, per cui se ti va iscriviti anche al mio gruppo Facebook. Adesso ti saluto, ti aspetto nei prossimi video e se dovessi avere bisogno di qualsiasi tipo di aiuto c'è anche il mio sito internet regime-forfettario.it, dove potrai richiedere una consulenza compilando il form di contatto che trovi sul sito, inserendo il tuo nome e cognome e il tuo numero di telefono. Sarò io stesso a richiamarti entro qualche ora e cercherò di chiarire tutti i tuoi dubbi. A presto!